Siamo a Milano in Via Vivaio, questa mattina bilancio del primo anno di DAZN. Fra gli ambassador di DAZN c'è Paolo Maldini. Paolo Maldini ha ricevuto oggi l'investitura ufficiale, la richiesta ufficiale da parte di Ivan Gazidis perché possa essere il direttore tecnico del Milan del futuro, del Milan del fondo Elliott. E proprio Paolo Maldini l'abbiamo avvicinato, così ha commentato le parole di Ivan Gazidis, dicendo appunto che deve valutare, ovviamente dipendono anche da tante cose, e poi ci ha detto anche questa cosa. Potrei fare tutte le domande al mondo, ma dobbiamo scappare. Paolo, quando direi qualcosa ai tifosi? Quando? No, credo che le cose saranno, credo, entro fine di questa settimana saranno definite. Sai che tutti ti A aspettano. grandi linee. E sono già qua io, com'è che... Abbiamo sentito Paolo Maldini in esclusiva per il nostro canale, quindi adesso attendiamo le sue decisioni entro fine settimana. Una decisione importante, i tifosi vorrebbero che Paolo Maldini, ormai sono rimasti veramente in pochi dopo l'addio di Abate con il DNA rossonero, diciamo i discendenti delle stirpe d'oro dei passati, lui addirittura discendente addirittura dal papà, quindi sangue rossonero con sangue rossonero. Valuterà Paolo Maldini, vuole capire innanzitutto le strategie, gli investimenti che il fondo Elliott vuole riservare a questo Milan e poi prenderà le sue decisioni. E sarà una cartina di tornasole importante perché dicesse di no, vuol dire che anche lui potrebbe avere dei dubbi sul futuro. Sulle reali strategie del gruppo. Quindi non è una decisione solo fine a se stessa, ma anche dei risvolti importanti. Per quello che riguarda le parole di Ivan Gazidis, ha parlato appunto delle strategie, il solito Milan dei giovani, però dei giovani che devono portare il Milan ai livelli che compete il blasone rossonero. Ha sottolineato che senza l'intervento del fondo Elliott non ci sarebbe stato probabilmente più il Milan, che avrebbe rischiato di andare addirittura, avrebbe potuto anche essere retrocesso proprio per mancanza di fondi, per mancanza di denaro. Insomma, quello che era successo già nel passato ai tempi del presidente Farina. Ora, queste sono le strategie, finalmente ha parlato Ivan Gazidis e ora si guarda al futuro. Bisognerà valutare chi sarà l'allenatore, bisognerà capire se Paolo Maldini accetterà o meno questo ruolo importante di direttore tecnico. Direttore tecnico vuol dire anche gestire lo scouting, gestire anche direttamente la squadra. Quindi questo è quello che capiremo nei prossimi giorni. Paolo Maldini l'ha detto, entro settimana il suo sì o il suo no. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.